E dunque rieccoci a Falonia City, pronti per continuare il viaggio alla ricerca del tesoro e di mille avventure. No, non siamo su One Piece, Pirati dei Caraibi, siamo sul gioco dei Pokémon senza censure. Ah, prima di cominciare ragazzi, dovete fare una piccola cosa, dovete iscrivervi al canale, dovete followarci anche su Blasteam, altrimenti non vi arrivano le notifiche di questi video. Non è che dobbiamo sempre dirvelo che è uscito il video su Blasteam, magari vi riuscite ad arrangiare, e come vi iscrivete per essere più comodi, eh? Continuiamo. Allora, avevamo sconfitto Koga, quindi mo torniamo indietro. Percorso 11. Ma cosa? Non l'avevamo fatta? No, ci stavo morendo i Pokémon, ti ricordi? I miei Pokémon sono i più bellini e i più stupendi che tu abbia mai visto. Cos'è che c'ha? Jinx? Beauty Nicola. Ciao, mi chiamo Nicola. Nicola. Cos'è sto Pokémon? Ma questa cos'è? La mascotte della Juventus? Ah, regà! Adesso troveremo il diavolo del Milan. Il coccodrillo dell'Inter. Non so che tipo sia, Camper. Secondo me, fulmine. C'ha il corno a forma di saetta. Nel dubbio, Charmeleon. Direi di allora, l'avevo azzeccato. Ragazzi, un applauso a Camper nei commenti perché l'ha azzeccato il tipo di Blizzle. Professione renna di Babbo Natale. Certo che sono veramente contento di essermi fermato alla terza generazione. I miei Pokémon sono molto più belli dei tuoi. Sì, sì. Peccato che siano morti. Proseguiamo. Cosa arriva adesso? Che cazzo vuoi? Pew! Ti stavo cercando, Adolfio! Il professor Oak ha fatto un nuovissimo gadget e vuole che tu lo testi per lui. Ma che sembra delle cavie? Sì, probabilmente tipo, è un elettroshock da mettersi in testa che ti dà poteri soprannaturali. Però se funziona male, muori. Provalo! E lo troverai a Mallet Town. Basta andare a ovest di qui e ci arrivi. Ma prima di lasciarci, ho qualcosa di stupendo per te. Ci dà l'MT Forza Segreta. Ma non è tutto! È arrivato Babbo Natale, signore. Forza segreta ti fa pure accedere alle basi segrete. Wow. La cosa più inutile del gioco. Lo vedi questo albero? È molto più scuro degli altri. Madonna che razzisti ho con questo gioco. Quindi noi con gli alberi neri possiamo fare i razzisti e farci le basi segrete sopra. Su quelli bianchi no. Potrai comprare oggetti per la base segreta negli shop. Inutili, ve lo assicuro, inutili. Lascia che ti dia qualcosa per cominciare. E ci dà un piccolo tavolo. Una sedia blu classica dell'IKEA. E un PC. Beh, quello lo prendiamo, grazie. Oh, sembra proprio che debba andare. Vado a prendermi una piccola vacanza sulla ISS Anna. È il biglietto anche noi, per piacere. See you later. Ciao. Ma che cazzo? Questo ha fatto veramente tanto nella vita per meritarsi quella vacanza, eh? Ci ha dato l'MT Forza Segreta. È tempo di tornare a Mallet Town. Allora, fermo un secondo, ho un'idea masochista. Quella casa, l'avevamo saltata. La casa battaglia. Ci proviamo? Ci potremo provare. Ragazzi, mi sto già pentendo della mia idea di merda, però proviamoci. Mi scusi, il mio nome è Mr. Battaglia. Fa il manager? O fa lo speaker radiofonico? È la tua prima volta alla Battle House, come vedo. Le regole sono semplici. Ogni Battle House ha molti allenatori, come puoi ben vedere. Una volta che li hai battuti tutti, parlami e ti darò una ricompensa. Partiamo dal pescatore. Magikarp sono terribili, ma una volta che si evolvono... E vabbè, Gyarados rosso senza livello perché è tutto buggato. Spero che il drago basti per fargli almeno metà vita. Basta, vabbè. Morso e cazzo! No, Dragon Rage anche lui! Figlio della merda! Guarda quanto fa male! Siamo nella merda, Giova, siamo nella fottutissima merda. Acido. Trash. Trash distrugge tutti. Allora, Trash dopo tre colpi lo fa rincoglionire. Orco cane. Oddio santissimo, madre di Dio. Oh, è confuso. Vado con Twister, che è una mossa drago. Oh, si è ucciso da solo. Si è arrangiato. Faccina triste. Sei rimasto male. I cry every time. Ok, andiamo a curarci i Pokémon prima. Li facciamo tutti? Sì, sì. Cazzo, ci fossero i trucchi per fottere i Pokémon agli allenatori, aveva già fregato quel Gyarados rosso. Camper e la legalità giocando alle ROM. Dai, avanti il prossimo. Ah, sarai testimone della potenza dei marinai. Basta che non c'hai Gyarados verde, tu. Wingull. Ah, un Pokémon normale, per fortuna. Water Pulse, puttana tua madre. E allora è il tempo di Maria, giocarci, no. Maria. Oh, era ora. Alleluia. Pelipper. Ira di Drago. Oh, ce la facciamo. A posto, la chiudiamo qua. Pratica conclusa. Benvenuto alla Beach Battle Shack. Ora ti recto. Now get wrecked. Non c'è proprio una traduzione italiana a now get wrecked. Che Pokémon avrà questo?
uno. Perché ho paura che sia leggendario di 8 colori diversi, arcobaleno. Feebas. Beh, dai. Non è un Milotic, è un fottutissimo Feebas. C'è andata bene, ragazzi. Meno male che voleva rectarci, Then mate, wait, let me rate you 8 on 8. Great bait, mate. Questo è ciò che ho imparato dalle persone sulla SS Anna. Fammi vedere i tuoi Pokémon e ti dirò chi sei. Cos'è? È Lapras Baby Pokémon, ci scommetto. No, no, non può essere Baby Pokémon di Lapras. È veramente orribile. Ah no, ok, si evolve poi in Gastrodon. Ah no, è semplicemente una roba che ci assomiglia a Lapras, ma è molto più gelatinosa. Fa cagare il cazzo. Pokémon Lumaca di mare. Mamma mia, terribile. Ciaone. Oh vecchio, dacci il premio che vogliamo andarcene, ci hanno rotti le palle. Oh mio Dio, li hai proprio sconfitti tutti. Ecco la tua ricompensa. Cosa sarebbe? Soda Pops. Incenso di mare. Un cazzo di trainer points. E basta. Ah, inutile questa casa. Tempo di ripartire. Nope. I repellenti. Ah. Non li abbiamo comprati, campi repellenti. Non puoi battermi, arrenditi. Ok, possiamo andarcene quindi. Non posso batterti, vorrei andarmene. Siamo già arrivati, che culo. Un golden dildo, un golden dildo. Oh, campi, stiamo collezionando un fottio di golden dildo. Non so se essere felice o meno. Malletta Ovest, finalmente. E siamo arrivati dove? Base segreta delle piante. Aggiungi un po' di verde alla tua base segreta. No, no, sti qui vogliono venderci le cose da mettere nella base segreta che noi non vogliamo esplicitamente fare. Mia moglie diventerà matta. Sembra ubriaco. Sembra ubriaco. E siamo tornati a Malletown. Giù, vedi? Giù. Che i vecchi si sono spostati. A professor! Un golden dildo! Questo è quello personale del professore. 5 golden dildo su 50. Ora puoi fare rematch con Brock. 5 ancora per il rematch contro Misty. Ma perché noi dovremmo essere così masochisti a tornare contro Onix dorato? Gesù, dove eri finito? E dove diavolo è il mio assistente? Non dirmi mica che quel fottuto ha deciso di prendersi delle vacanze. Sì. Ad ogni modo, ho costruito un gadget per te e per Gary. Beh, in realtà l'ho fatto per Gary. Ma tu puoi avere il merdosissimo prototipo rotto. No. Sempre questi nepotismi. Puoi usarlo per trovare oggetti nascosti. Cos'è il detector? Utile al cazzo. Lo sai, Gary è molto più forte di te. Sì, lo sappiamo benissimo. È al percorso 14 al momento a catturare Pokémon potentissimi. Credo. Ah, sei uno zero, Adolfio. Perculati da questo qui perché? Vattene via. D'accordo. Ah, vaffanculo. Ciao, mamma. Curaci Pokémon. Ah, c'è tu un golden dildo della mamma. Che cazzo? Mamma! Ma cosa ci facevi con quel dildo dorato? Chi cazzo gioca ai nostri videogiochi? Chi è questo? Ciao, sei il giocatore? Ottimo, sono lo sviluppatore. Ho visto molti giocatori. Ma tu sei unico. Mi piace. Vuoi farti un match? Rapido, rapido? Sì? D'accordo. Mi dispiace, te ne pentirai. Lo penso anch'io. Che musica cattiva è? Ah, Dubstep, attenzione! Developer Savordet! Savordet, il creatore del gioco! Con i Pokémon Idiot! Ma cos'è? Leccata! Non ci fa nulla, va bene! Addormentiamo l'idiota! Senti come pompa la musica! E ciao all'idiota! È il turno di stronzo! Eccolo, con la lingua di fuori! Decapitazione! Ha la mare un po' puttana, Sì. Ha la mare un po' puttana. 4 di vita. Come on. Che culo, signori, che culo. Ah, hai visto il cappellino swag? E mo' il turno di Pedocube. A 37 pedo. Oh, guarda quanto in HD. Stupro. Cos'è? Charmeleon è intrappolato in un vortice di stupro. Charmeleon ci ha lasciato. Sì, basta, non criptare, non criptare. Ha criptato! Gioco di merda! Gioco di merda! Scriptato! Bastardi! Botti in testa! Sì! Abbiamo battuto lo sviluppatore Savordez! No, no, questo non può succedere! È la realtà o sto sognando ancora? Ascolta, sei proprio forte, bel lavoro! Tuttavia, ho visto qualcuno di abbastanza familiare ad Anno Star City. Che vuol dire? È in una caverna! Penso tu debba investigare.
Quindi dobbiamo tornare ad Anusar City? Ecco. A risconfiggere Brock e a cercare la gente nella caverna? Battere Gary al percorso 14. Però tutto questo lo farei in un prossimo episodio. Ora va bene così, ragazzi. Abbiamo battuto lo sviluppatore e 38 ore di casetta della lotta dei pescatori di merda. Quindi, ragazzi, mi raccomando, blastate questa serie con tanti mi piace. Iscrivetevi al canale, direi che dal camper. E la spawn è tutto? Bella lì!